Na 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 na. Basta. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e anche un pochino in questa nuova location, anche se tanto nuova non è. Comunque, bando alle ciance. Oggi voglio fare un video bello bello corposo, quindi sedetevi comodi, tanto non avete niente da fare, dove vi voglio descrivere, utilizzando la piantina ufficiale, Magic Kingdom. Dunque andare a spulciare tutti i punti, tutti, non so quanti siano, adesso ve lo dico, 70, 81 punti della mappa di Magic Kingdom. Ma prima di cominciare ovviamente vi devo ricordare di mettere un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, e seguirmi anche su Instagram dove giochiamo, facciamo cose così, ma anche di andare anche su parsefan.com dove ci sarà l'articolo e tutto bello questo elenco di cose che trovate a Magic Kingdom, e se riesco anche vi metto anche la mappa da scaricare. Guarderò di qua perché di qua ho lo schermo più grande che mi aiuterà non poco in questa cosa. Vi devo dire anche che questo video andrà a finire nella nuova playlist che ho deciso di realizzare sul canale ovviamente YouTube, che lo trovate nella sezione home qua dove c'è scritto playlist tematiche, l'ho chiamata descrizione parchi Orlando, quindi tutti questi video, questo perché ne usciranno anche altri, uno dedicato a Epcot, uno dedicato a Hollywood Studios, uno dedicato a Animal Kingdom e anche agli Universal Studios, finiranno tutti in questa playlist, quindi non potete perderli. Quindi se state guardando questo video nel futuro, sappiate che ci sono anche altri video prima e dopo di questo. Ho deciso appunto di utilizzare questa mappa perché è la stessa identica mappa che vi troverete anche al parco il giorno se mai ci andrete. Io utilizzo quasi sempre ovviamente l'app sul cellulare, che è fantastica, My Disney Experience, per tante altre cose, tra cui ovviamente il discorso dei fast pass, le prenotazioni dei ristoranti, le prenotazioni anche del mangiare, perché c'è anche la possibilità di ordinare il cibo, il famoso mobile order che ha messo in piedi qualche anno fa Walt Disney, quindi la prenotazione dell'app e poi un takeaway vi presentate, ma questo magari uscirà un video seguente, ma concentriamoci su quello che voglio farvi vedere oggi. Come vedete Magic Kingdom è diviso ovviamente in tantissime aree, c'è un'area in più che poi andremo a esplorare che di solito, esempio, negli altri Magic Kingdom, chiamiamoli così, non ci sono, soprattutto non c'è in Disneyland in California. Partiamo dall'ingresso, ovviamente la Main Street che ricorda un po' la città natale di Walt Disney, che è Mars Lane, l'hub centrale da dove si diramano un po' tutti i vari mondi. Sulla sinistra troviamo Adventureland, un po' più in alto Frontierland, Liberty Square, che poi vi spiegherò dopo cos'è, è un'area che di solito negli altri parchi appunto non esiste. In alto la parte nord del parco è tutta Fantasyland, e poi vi spiegherò perché io la chiamo New Fantasyland e Old Fantasyland, anche se qua non è diviso. E sulla parte destra del parco abbiamo Tomorrowland, che è la parte forse che a me sinceramente mi ispira di più. Ma zoomiamo su Main Street e andiamo a vedere i punti che sono su Main Street. Piccola nota, le numerazioni sono con un certo ordine. Prima ci sono le esperienze barra attrazioni, poi sono numerati in ordine tutto quello che riguarda il cibo, dal piccolo chiosco al ristorante, e solo alla fine ci sono gli shop, quindi la numerazione segue questo tipo di schema. Tant'è che il numero 1 che abbiamo in Main Street è Walt Disney World Railroad, cioè praticamente la stazione principale dove si passa sotto per entrare al parco, ma è anche la stazione principale di questa attrazione, sistema di trasporto che gira per tutto il parco. Come vedete gira praticamente, circumnaviga tutto il parco. Io purtroppo questa attrazione non l'ho mai fatta, l'ho sempre trovata o chiusa in manutenzione o comunque non avevo mai tempo di aspettare di fare tutto il giro, io devo fare anche altre cose, e quindi mi sono promesso la prossima volta di tornare e farla, perché c'è sempre qualcosa comunque a Walt Disney che non sono mai riuscito a fare. E anche il bello di questi posti è che ti manca sempre qualcosa da spuntare sulla mappa, è la cosa più importante secondo me. Come dico, c'è anche una puntata di Imagineer, è quello che non riesci a fare, la cosa più importante, non quello che riesci a fare. Il numero 2 è il City Hall, quindi praticamente l'ufficio dove potete fare l'assistenza cliente, potete fare tutte le vostre richieste, non richieste. Ci sono anche dei bottoni, lo chiamano il Celebrate Button, cioè delle mega spille che potete scriverci sopra quello che volete. Se è la vostra prima visita è bella averla sopra, perché vi fanno gli auguri per la vostra prima visita. Io lo prendo sempre e poi ci aggiungo il numerino, sesta, settima, ottava, decima visita. Al numero 3 c'è questo piccolo ufficetto dove
vi danno delle carte, se volete, per partecipare a un gioco che vi porta per tutto il parco a fare un gioco interattivo con delle carte interattive da fare per tutto il parco. Dovete andare alla scoperta dei cattivi, dei maghi che ci sono in giro un po' per tutto il parco. Impegna parecchio tempo, è una cosa che io non consiglio mai di fare, perché veramente è un qualcosa di veramente in più del normale che di solito si fa normalmente in un parco. Il numero 4 è il barbershop. Se volete farvi barba e capelli a Walt Disney World è possibile, occhio, c'è sempre un sacco di fila, quindi è meglio prenotare. Al numero 5 abbiamo forse l'unica vera attrazione di Main Street, che è il meet and greet con Topolino e anche con Trilli. C'è il Fastpass disponibile, quindi se volete fare questo tipo di esperienza prenotate il Fastpass. Volendo si può anche fare senza Fastpass, perché non ci sono mai più di 60-70 minuti di fila, che può sembrare assurdo, ma ragazzi, fare il meet and greet con Topolino e Magic Kingdom sicuramente è un'esperienza da fare. Di fianco, e qua iniziamo col discorso ristorante, abbiamo un ristorante che io andai a mangiare tantissimo tempo fa, la mia prima volta a Walt Disney World nel 2007. Si mangia discretamente bene, è il Town Square Restaurant, niente di così trascendentale, però non è niente male. Al numero 7 abbiamo un classico Starbucks, che ormai da tanti anni iniziano ad arrivare anche dentro i parchi Disney. Al numero 8 il Casey Corner, fanno degli hot dog giganteschi, io ne prendo sempre un paio prima di sedermi per vedere lo spettacolo sul castello, perché ti siedi almeno un'ora e mezza prima, quindi sicuramente il langurino viene e è meglio anticipare sempre. Al numero 9 abbiamo il Crystal Palace, bellissimo ristorante a buffet con i personaggi, anche qua io, se volete andare, prenotate, perché è sempre sempre super pieno. Invece al numero 10 abbiamo il Plaza Restaurant, che è un ristorante vero e proprio, un po' più elegante, un po' più bellino. Comunque ragazzi, per tutti i ristoranti con servizio al tavolo buffet vi consiglio sempre di prenotare prima. Quando prima? Fino a 180 giorni prima. Ma trovate tutto anche nella mia guida su parksandfun.com. Al numero 11 è un chioschetto, cioè un vero e proprio gelateria, molto molto rinfrescante nelle giornate calde di Orlando. Al numero 12 abbiamo il pick up di quello che comprate, perché potete anche acquistare quello che volete nei negozi e farvelo trovare in questo negozio, chiamiamolo più che negozio, è come se fosse un deposito. Quindi prima di uscire e tornare a casa potete passarvi lì e recuperare i vostri acquisti. Invece il numero 13 è il negozio più importante di tutta Main Street, è l'Emporio. Questo veramente, ragazzi, entrateci il più tardi possibile, se no non ne uscite vivi e soprattutto non ne uscite senza comprare niente. Al 14, anche qua, attenzione, perché è il negozio dedicato a Pandora e c'è dentro la qualunque, non Pandora Avatar, ma Pandora l'azienda di bigiotteria, e anche qua è un salasso. Cose molto molto belle, ma anche cose molto molto costose. Passiamo nella primavera land di Magic Kingdom, che è Adventureland. Io inizio sempre da questa parte perché mi piace molto. Andiamo per ordine anche qua come numero. Al numero 15 abbiamo l'albero della famiglia Robinson. È solo un qualcosa da esplorare, non è una vera e propria attrazione, è un walkthrough bello, perché veramente ti arrampichi veramente fino molto molto in alto. C'è anche a Disneyland Paris, però questo è fatto molto molto più grande, è molto bello, che dà sull'attrazione sottostante che è Jungle Cruise, che è un'attrazione che in altri parchi Disney non c'è, non si trova così spesso, c'è solo a Disneyland e qualche altro parco, Disneyland Paris non c'è, quindi vi consiglio sempre di fare anche Jungle Cruise, soprattutto la sera, perché ha un'ambientazione molto 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 bella. Abbiamo saltato per un attimo il numero 16, che è il tappeto volante di Aladino, niente di particolare, potete tranquillamente anche saltarlo. Il numero 18 invece è qualcosa che secondo me dovete fare, soprattutto se avete visto Imagineering, è la Tiki Room. La Tiki Room è questa, doveva essere un ristorante, poi hanno deciso di fare uno spettacolo con questi pappagallini che cantano. È il primo esperimento di animatronics al mondo per intrattenimento, soprattutto il primo animatronics della Disney è stato proprio l'uccellino che canta, che poi si vede anche nel famoso film di Mary Poppins. Non è niente di che, dovete prendere con le pinze, però se siete amanti di quello che è stata tutta l'evoluzione tecnologica, questo sicuramente è un'attrazione da non perdere. Al numero 19 la mitica attrazione dei Pirati dei Caraibi, che davanti all'ingresso c'è anche un piccolo palco dove fanno degli spettacolini ogni tanto. Al numero 20 abbiamo più o meno lo stesso ufficio che abbiamo visto anche a Main Street, con dove potete prendere le carte per giocare un po' per tutto il parco. E qua abbiamo finito un po' le esperienze di Adventureland. Incominciamo con i ristoranti. Il numero 21
e il numero 22 sono due ristoranti molto molto belli che si trovano qua all'ingresso proprio di Adventureland. Io non sono mai riuscito a entrare perché c'è da prenotare molto molto presto, poi io sono uno che mangia abbastanza velocemente, però una cosa che non dovete perdervi qua ad Adventureland è il numero 23, che proprio si trova di fianco alla Tiki Room. È un bar dove fanno qualcosa di veramente fantastico, che è il Dole Ship, che è un gelato buonissimo, dovete assolutamente prenderlo e provarlo. Invece al 24 è la Tortuga Tavern, cioè la taverna della tortuga. È un ristorante ovviamente a tema caraibico, io però non sono mai riuscito a entrare a mangiare, perché anche qua è sempre meglio prenotare. Passiamo a Frontierland, che come vedete ha delle grosse differenze rispetto alle Frontierland magari di Disneyland Paris che tutti conoscono. Partiamo con ordine, il numero 25 è la mitica Splash Mountain. Come vi ho fatto vedere in qualche video fa, ovvero appunto a Magic Kingdom, la Splash Mountain, ragazzi, è veramente fantastica. È la classica attrazione tronchi all'ennesima potenza, non solo per il numero di discese, per l'inclinazione della discesa finale, per i vari passaggi diciamo in dark ride, quindi al buio dove c'è una tematizzazione fantastica, ma anche le parti esterne sono veramente molto tematizzate. Poi per sfuggire dal caldo della Florida, bagnarsi un po' non è mai cosa sbagliata. Il 26 la mitica Big Thunder Mountain, come vedete qua è arroccata su un lato, non è in mezzo al lago come Disneyland Paris, quindi magari perde un po' del suo fascino, però sicuramente che questa è un'attrazione da non mancare. Al numero 27 invece abbiamo questo molo, dove potete prendere una piccola zattera che vi porta in questa isola abbastanza grande, centrale, dove qua ci sono solo dei camminamenti, delle cose molto belle da camminare, stare un po' all'ombra, stare un po' al fresco, ma qua purtroppo è coperta dalla scritta Frontierland. Qua c'è un fortino, classico fortino di quell'epoca, con tanto di passaggio segreto che non fa mancare delle sorprese. Torniamo un po' più in basso, sempre nella zona Frontierland, al numero 28 c'è quell'attrazione, quello spettacolo che vi ho fatto sempre vedere in quel vlog da Magic Kingdom, che è Country Bear Jamboree. Anche qua degli animatronics, sono degli orsi che cantano, ballano, qualcosa di carino. Io mi sono più che altro divertito, ma soprattutto rinfrescato, perché quel giorno faceva molto molto caldo. Qua sono finite le esperienze di Frontierland, iniziamo con i ristoranti, ce ne sono tre. Il numero 29 è un chioschetto che si trova un passaggio tra Adventureland e Frontierland, niente di che. Invece il numero 30, che poi si estende tutta questa zona qua, è gigantesco questo ristorante, tant'è che ha un ingresso anche in zona Pirati dei Caraibi. Io vado sempre a mangiare lì perché è un ristorante a tema messicano, si mangia bene ragazzi, tranquilli, se dovete fermarvi, perché se partite sulla sinistra magari lì siete verso mezzogiorno, io mi fermo quasi sempre lì a pranzo perché è un posto molto molto grande, vi servono molto velocemente e si mangia discretamente bene. Al 31 è un altro chioschettino che non sempre è aperto, quindi io non l'ho mai visto aperto, mi spiace, non posso darvi quel granché. Invece l'unico shop di questa zona, il numero 32, è il Trading Post. Qua è sto negozio abbastanza grande, pieno zeppo di pin, le famose pin Disney, attenzione, perché anche qua se entrate non ne uscite vivi, perché sicuramente qualcosa acquisterete. Un po' più verso il centro del parco troviamo Liberty Square, che è una zona che non c'è in altri parchi Disney del mondo. Qua un po' si celebra la grandiosità degli anni d'oro dell'America, che fu soprattutto dei padri pellegrini americani. Quindi l'attrazione, una delle attrazioni principe, poi ce ne sono anche altre magari più famose, ma questa è un'attrazione che gli americani amano molto, è ovviamente la Hall of President. Anche qui, se avete visto Imagineering, troverete dei riscontri, perché qua trovate il famoso Abraham Lincoln, che è l'animatronic, quello che si alza e parla insieme a tutti gli altri presidenti. Un spettacolo abbastanza lunghino, mi sembrano 20 minuti, molto 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 patriottico, però secondo me 20 minuti al fresco non si negano a nessuno, soprattutto col caldo della Florida. Il numero 34 abbiamo Liberty Square Riverboat, potete prendere questo battello che c'è anche appunto a Disneyland Paris, che vi fa fare tutto questo giro qua in alto, poi scende, molto molto bello, soprattutto se state all'ultimo ponte avete una bellissima visuale. Io l'ultima volta ho visto parte della parata, perché la parata fa questo giro rosso puntinato, ok, ho visto parte della parata direttamente dall'ultimo ponte del battello, niente male come strategia. Al numero 35 la mitica Haunted Mansion, non ha bisogno di presentazioni, penso alla mitica casa stregata Disney. E qua finisco un po' le esperienze per quanto riguarda Liberty Square. Ci sono abbastanza ristoranti, il numero 36 e il numero 37 sono qua, e sono uno una taverna, l'altro proprio un ristorante, a tutte e due abbastanza cari, dedicati all'epoca coloniale. Anche i cast member sono vestiti in un modo molto molto interessante, che le ragazze che sono fuori ad attirarti per entrare dentro
sono vestite un po' come gli Amish, ecco, per dirvene una. Poi il numero 38 invece, dove vado a mangiare di solito se mi trovo da queste parti, il Columbia Harbor House. Si mangia molto molto bene, sia carne che pesce, e l'ambientazione dentro è bellissima. Invece al 39, quindi più vicino al President, c'è un chioschetto, chiamiamolo così, che vende i mitici turkey legs, quindi questi mega cosciotti di tacchino giganteschi che tutti gli americani strappano come se fossero dei cavernicoli. E invece al 40 c'è lo Sleepy Hollow, che anche questo è un chioschetto famosissimo per la funnel cake, che è buonissima. Poi fanno anche i waffle con la frutta, veramente veramente ottimo, con il gelato. Qua se volete vi ammazzate di dolci. Invece ci sono solo due shop, il numero 41 e il numero 42. Il numero 41 è un negozietto tutto sempre dedicato a tema Natale, quindi questi qualsiasi periodo dell'anno lì troverete gli addobbi di Natale che fa per voi. Invece al 42 è il Memento Mori, lo shop dedicato alla Haunted Mansion. Ci sono dentro dei gadgets veramente molto interessanti che trovate solo lì, quindi attenzione a quello che trovate in questo negozio Memento Mori. Se vi piace acquistatelo, perché non lo trovate da nessun'altra parte all'interno del parco. Passiamo a Fantasyland. Fantasyland, ve la zoom un po' la mappa, vedete che qua c'è una specie di portale. Ecco, io idealmente chiamo tutto quello che è a sinistra di questo portale Old Fantasyland e tutto quello che è in alto a destra New Fantasyland. Sarà una mia lucubrazione, ma a me piace chiamarlo così. Incominciamo con il 43, che è il classico carosello. Io l'ho fatto tantissimi anni fa, ci ho messo sopra la spunta e non l'ho più fatto, perché tanto è un carosello come tanti altri. Al 44 abbiamo il Mickey Filar Magic, ragazzi, questo è uno spettacolo da fuori di testa, esco sempre piangendo. C'è anche Disneyland Paris, ma questo è fatto meglio, perché è proprio il teatro è creato apposta per questo show, non è una qualcosa preso e appiccicato, veramente veramente da lacrimoni. Al numero 45 abbiamo la mitica Peter Pan Fly, non ha bisogno di presentazioni, se volete farla la mattina correte, perché sennò non trovate sempre delle ore e ore di fila. Di fronte a Peter Pan Fly un'altra attrazione che non ha bisogno di presentazioni, This is Small World. Na 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 na. Basta. E qua un po' finiscono le attrazioni della Old Fantasyland. Ci spostiamo col numero 47 nella New Fantasyland, che è quello spettacolo barra incontro barra meet and greet, un po' tante cose messe insieme, secondo me è molto molto bello e anche affascinante e misterioso. È lo spettacolo con Belle di Bella e la Bestia, dove c'è quel mitico specchio che si apre, ragazzi, da mascella che si apre, non capirete mai come funziona quello specchio. Invece al 48 è l'attrazione dedicata a La Sirenetta, molto bella, molto emozionante da fare, assolutamente. Di fianco al 49 abbiamo la Ariel Grotto, quindi il meet and greet con Ariel, bellissimo anche questo, non puoi mancare l'appuntamento, perché poi sei proprio dentro la grotta, c'è il mare sopra, ragazzi, fantastico. Al 50, qua entriamo un po' nello Storybook Circus, quindi la parte più alta del parco, abbiamo appunto questa ambientazione Storybook Circus dedicata a un po' di personaggi un po' storici della Disney, dove ci sono un sacco di meet and greet. Qua nel padiglione 50 ci sono sempre un sacco di meet and greet, fateli perché è molto molto divertente. Al 51 abbiamo questa area dove c'è il Casey Conner, che è praticamente il trenino di Dumbo che spara un sacco d'acqua e ti puoi rinfrescare. Al 52 abbiamo il Barnstormer, è un piccolo family coaster, niente di che, ma carino. Al 53 la mitica Dumbo, ragazzi, Dumbo, 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 ce ne sono addirittura due, con qualcosa di speciale perché la fila d'attesa, ci c'è tanta attesa in questo padiglione giallo, potrete stare lì, stare al fresco, far giocare i vostri figli e attendere come se fosse una coda virtuale il vostro turno per salire sull'attrazione. È veramente qualcosa di super intelligente. 54, le classiche tazze del cappellaio matto. Al 55 abbiamo il meet and greet con Merida, che è molto bello. Io non sono mai riuscito a farlo perché non c'è sempre, però chi l'interpreta è veramente molto molto un personaggio, come sempre tutti i meet and greet. E al numero 56 troviamo l'attrazione dedicata a Winnie the Pooh, fa molto molto ridere perché si scopre ovviamente che lui ha una grandissima passione per il miele. 57, forse l'attrazione principe di tutta questa New Fantasyland, il coaster, se così vogliamo chiamarlo, il trenino dei sette nani. Come dico sempre, un'attrazione bella ma molto sopravvalutata, a mio avviso non vale un'ora e mezza di fila, ecco, 50 minuti, un'ora ci può stare di più,
io la salterei volentieri. 58 è un po' come dire il padiglione delle principesse, qua ci sono parecchie principesse che potete trovare tutto il giorno, e qua finiscono tutte le esperienze che potete fare a Fantasyland. Iniziamo con i ristoranti, che sono parecchi. Il 59, che è dentro il castello, è The Cinderella Royal Table, è bellissimo, forse il ristorante più caro che ci sia in tutto Walt Disney World. Io non sono mai riuscito ad andare, ha chiuso per parecchio tempo per manutenzione, l'hanno rifatto da zero, è veramente, le foto che io ho trovato in giro sono veramente veramente fuori di testa. Ovviamente ci sono i personaggi, però lo pagate caro e salato. Restiamo più o meno nella zona della piazza. Il numero 60 è un ristorante dedicato a Pinocchio, un quick service, si spende molto molto poco e si mangiano le cose un po' per i bambini, quindi i chicken tenders, la pasta, niente che, io eviterei di andare lì perché c'è veramente sempre molto casino di famiglie. Andiamo al 61, che è qua il Be Your Guest Restaurant. Questo, ragazzi, è fantastico. Se andate a pranzo e a cena, hanno due menu e due tipi di servizi diversi, uno un po' più servizio al tavolo, la sera costa di più, a pranzo è un po' più spiccio, si mettete anche meno tempo, costa anche meno, però mangiare all'interno dei saloni dove si svolge il mitico ballo della Bella e la Bestia, poi vedere la rosa in ologramma dentro la campana, ragazzi, è un'esperienza sicuramente da non perdere. Di fianco lì c'è la taverna di Gaston, giusto per stare in tema, dove vendono una pseudo birra molto molto buona. Al 63 c'è una specie di chioschetto a tema Principe Eric. Al 64 c'è un altro chiosco un po' più fornito, che in questa zona manca, perché se siete in questa zona qua non c'è niente per cibarvi, e ci sta. Il 65 è un altro piccolo chiosco dove ci sono gelati e bibite, niente cose di particolare. Invece il 66 è un vero e proprio ristorante, sempre dedicato più che altro alle famiglie e ai bambini. Invece gli unici due negozi di tutta questa mega area, il 67 è la BDB Body Boutique, è veramente, veramente molto bello. Io qualche anno fa sono riuscito a farmi spolverare la polvere magica in testa, una cosa che puoi andare alla cassa e chiedere, non vi dico ovviamente il ridere che si sono fatte le cast member. Invece, secondo me, uno dei negozi più belli di tutto il parco è al 68, al padiglione qua di Fantasyland. Veramente, veramente da fuori di testa, perché voi fate il meet and greet qua al numero 50, uscite di qua e trovate veramente la qualunque da comprare, tutto a tema circo, un sacco di dolci, anche un sacco di cose da acquistare, di merchandising. Veramente, veramente una tappa da non perdere. Arriviamo finalmente all'ultima area, quella che a me piace di più, Tomorrowland. Tomorrowland è anche abbastanza, forse la più piena di attrazioni, se non sbaglio. Incominciamo con la 69, che è la Tomorrowland Speedway, Autopia, ok, per farvela in breve. La 70 è la mitica Space Mountain, attenzione che questo non è un roller coaster ma è un coaster, ok, quindi molto diversa da quello che magari tanti pensano di Disneyland Paris. Il 71 è Astro Orbiter, è molto bello perché è al piano superiore, perché al piano inferiore c'è la 72, che è People Mover. People Mover è un sistema di trasporto che vi fa vedere tutta l'area, praticamente fa tutto questo giro che adesso vi faccio vedere, passa di qua, passa di qua, passa dentro la capannone di Space Mountain, esce, torna di qua dietro, fa un bellissimo giro. Però comunque Astro Orbiter è al piano superiore, dovete prendere un ascensore per salire, quindi la visuale che si ha anche facendo l'Astro Orbiter è veramente molto molto bella. Il People Mover anche lui molto bello, dura 10 minuti e dura anche poco di sotto la fila d'attesa, perché sono trenini che viaggiano molto molto velocemente e non si fermano mai, e fare questo giro panoramico di tutta l'area. Il numero 73, il Carosello del Progresso, ragazzi, anche qua se avete visto Imagineering sapete di cosa sto parlando, una delle attrazioni che va vista e va vista e va capita e poi di conseguenza va apprezzata. Al 74 abbiamo Buzz Lightyear Space Ranger, quello che trovate che Disneyland Parigi, né di più né di meno. 75 invece è bellissimo perché è uno spettacolo di Monsters & Co, abbastanza interattivo, come se fosse un po', avete presente la fine del film di Monsters & Co che fanno lo spettacolo stand up comedy? Ecco, è così, però i personaggi interagiscono col pubblico, quindi possono chiedere magari qualcosa anche a voi, prendono in giro voi, è molto bello da vedere, molto molto di intrattenimento. E con questo finiscono le esperienze, chiamiamole così, di Tomorrowland. Ci sono un sacco di ristoranti, incominciamo col numero 76, che è lo Starlight Café, è gigantesco, classico quick service, patatine, hamburger, cose molto molto veloci, però è molto molto grande, quindi sicuramente è molto veloce anche nello smaltire la gente. Arriviamo al 77, che è un altro
altro chiosco dedicato a praticamente milkshake, gelati, cose simili, al 78 che invece vende solo esclusivamente roba da bere, al 79 che è molto carino perché è il classico chioschetto americano con la porticina dove ti danno l'hamburger, i pretzel e hot dog subito fatti, è molto bello perché è al piano terra, quindi sotto alla stazione del People Mover. Poi andiamo all'80, che si trova praticamente dalla parte di qua, che non è sempre aperto, è la terrazza, allora chiamalo Tomorrowland Terrace Restaurant. Qua fanno più che altro degli eventi particolari perché se ha un ottimo punto di vista per vedere lo spettacolo serale, potete capire, siete qua e si vede benissimo il castello e quindi potete godere di una vista molto molto privilegiata. C'è solo uno shop dentro a Tomorrowland, secondo me ce n'è più di uno, comunque io direi almeno due. Uno è l'81, che è questo shop che c'è qua, che vende delle cose interessanti, tutto tema futuristico spaziale, ma ce n'è uno anche molto enorme quando uscite da Tomorrowland. Bene ragazzi, questo è un video abbastanza lungo, lo so, ma era necessario e doveroso perché spesso parlo di cose che non ho mai fatto vedere in questo modo. Vi lascio quindi il link qua sotto della playlist, andate a vedere anche le altre video che usciranno, che sono già uscite. Che dire, date su parsefan.com per l'articolo, potete scaricare anche questa mappa, spero di riuscircelo a inserire. Come sempre, un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io non ho più voce, ho parlato quasi per mezz'ora e noi ci vediamo settimana prossima con un video dedicato sempre a Magic Kingdom ma collegato a Disney Plus. Ciao ragazzi, statemi bene, buono studio di Magic Kingdom.